Ci spostiamo in Veneto Friuli per un blitz dell'antimafia contro gli affari della Camorra. Erano decine e decine i commercianti ambulanti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia a subire i ricatti e le intimidazioni di quell'associazione criminale che di fatto controllava gran parte delle attività economiche lungo il litorale dell'Alto Adriatico e che voleva condizionare anche le manifestazioni della Fiera di Bibione. Indagini lunghe e complesse, quelle portate a termine dalla Guardia di Finanza e dalla Direzione Investigativa Antimafia di Trieste, che si sono concluse con l'arresto di numerose persone accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Chi non sottostava all'egemonia imposta dai malviventi si vedeva spesso costretto a cedere in seguito a spedizioni punitive con la minaccia delle armi. Infiltrazioni criminali per acquisire il controllo di imprese e attività commerciali in difficoltà, che nel Veneto orientale duravano da tempo e che hanno visto protagonisti in questi ultimi anni diversi clan della Camorra, ad iniziare da quello dei Casalesi. È dello scorso novembre la condanna di 25 imputati ad oltre 130 anni di reclusione, tra loro anche l'ex sindaco di Eraclea, condannato in primo grado a 3 anni e 3 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa.